La mostra che la Fondazione Modena Arte di Si dedica alle esperienze fotografiche di Luca Maria Patella parte dagli anni 60, o meglio ancora, quando in Italia si registrano ormai in forma epigonale quelle che sono state le esperienze informali. Difatti, l'opera che alle mie spalle pioggia, una tela emozionata della metà del decennio, testimonia per l'appunto quello che è ancora una visione dell'immagine materica, o che comunque si concretizza, potrebbe dare addirittura l'idea di avere delle orme fatte in quegli anni, ovvero che provengono dall'espressionismo astratto americano, per proseguire poi in una sequenza di ricerche, di esperienze, caratterizzate un po' dalle suggestioni o forse per certi versi dal contrappunto alle avanguardie di quegli anni, penso all'arte povera della fine del decennio 60, successivamente l'arte concettuale, la body art, fine arrivare a quella che è la land art che magistralmente Luca interpreta nella sua terra animata. È chiaro che all'interno di questo percorso c'è molto della sua autobiografia, i viaggi sono immagini che trattengono molto del suo percorrere l'Europa, ma anche le altre nazioni. Caratterizza fondamentalmente quella che è una scelta a metà strada tra il fotogramma fotografico e quello che è il fotogramma cinematografico, o meglio dei suoi film.